Bentornati, con questo terminiamo la carrellata di strumenti che io vi consiglio sempre di non usare. Vedete che qui abbiamo la gomma si richiama con il pulsante E della nostra tastiera. Questo è uno strumento che, come dice il nome stesso, cancella. Quindi cancella qualsiasi informazione sopra cui noi andiamo a pennellare. Nel caso pennelliamo sopra il livello sfondo che è bloccato, vedete che stiamo andando semplicemente ad aggiungere del bianco. Nel momento in cui noi sblocchiamo questo livello e andiamo a pennellare con la nostra gomma, semplicemente eliminiamo qualsiasi informazione e lasciamo il nulla, perché qui sotto c'è il vuoto che viene rappresentato in Photoshop con questa serie di quadratini. Questo è uno strumento ovviamente distruttivo che io non uso praticamente mai, bisogna usarlo con molta attenzione perché qualunque cosa si faccia con questo strumento poi non si torna più indietro. Applicazioni interessanti di questo strumento, beh, innanzitutto può essere trattato come un pennello, quindi si può variare la dimensione e la durezza, si può variare l'opacità e il flusso, esattamente come se fosse un pennello. Altri strumenti interessanti, sottostrumenti dello strumento gomma, sono lo strumento gomma per sfondo. È uno strumento che, se voi rimanete con il segno più sullo sfondo, andrà a cancellare solamente il colore dello sfondo, quindi può essere utile per fare degli scontorni veloci in maniera molto così rapida, non precisissima, però in certi casi utile. È importante sapere che c'è, perché il momento che vi torna utile lo sapete. Poi io non lo uso mai, però l'importante è sapere che c'è. E un altro sottostrumento, strumento gomma magica. Questo strumento praticamente unisce le caratteristiche della gomma e della bacchetta magica, perché se io clicco sul bianco vedete che me l'elimina tutto. Con due clic ho scontornato l'immagine subito. Ovviamente non è una selezione fantastica, non è uno scontorno perfetto. Però se ci volete mettere 0 secondi a scontornare una cosa che è già su colore uniforme, se è soltanto una prova così, questo strumento veramente è istantaneo. Quindi importante sapere che c'è. Dalla prossima volta cominciamo a vedere qualche strumento un pochettino più elaborato. Nel frattempo io vi invito a iscrivervi, a lasciare un like o un commento se avete domande e ci vediamo presto.